Un teatro non è mai vuoto. Anche quando l'ultimo spettatore è tornato a casa sulle scie della meraviglia, sopra le poltrone, in platea, continua ad aleggiare una trama invisibile di sguardi. Mille fili d'emozione tracciati nel tempo, dal palco agli occhi del pubblico, in andata e ritorno. Il teatro è un posto dove si entra per farsi trasportare via. Gli spettacoli più belli lasciano dentro un imprecisato alone di viaggio lontano. Questo desiderio rarefatto di trovarsi altrove rimane per sempre nell'aria respirabile in un teatro, che non può essere mai vuoto. L'Arena del Sole è protetta dalla travatura di sguardi di 9 giganti di cemento. Sotto l'indiscutibile peso di tutto il loro stare fermi, hanno già viaggiato più di un moderno turista. Aida, Hernani, Cunizza da Romano, Don Carlos, Alzira, i Masnadieri, la Battaglia di Legnano, Macbeth, Inno di Guerra. Vengono dall'energetico mondo compositivo di Giuseppe Verdi. Sono passati attraverso le idee plasmanti di Ettore Ximenes. Hanno visto migliaia di viaggiatori scendere dal treno in stazione a Parma. La paura li ha scossi sotto le bombe alleate di fine guerra. Grazie alla lungimiranza culturale del dottor Enzo Tomasinelli, si sono fatti un rustico viaggio verso Roccabianca, coricati su un carretto e cullati dal passo blando di un cavallino di campagna. Le statue verdiane dell'arena hanno negli occhi tre quarti di secolo di un paese riunito in compagnia. Chissà quanti sorrisi avranno dovuto dissimulare lungo gli anni per non tradire il loro cipiglio severo, ascoltando una battuta folgorante di qualche convitato un po' alticcio a una festa popolare, spiando una coppia impacciata amoreggiare sopra gli accenni incespicati di un valzer, sbirciando un fotogramma dell'ultimo film di Bud Spencer e Terence Hill. Le statue dell'arena non permetteranno mai a questo teatro di sentirsi vuoto o muto. Sono testimoni dell'indispensabile fugacità dei momenti di gioia e continuano a parlarci di tutto questo, col loro strano accento armato di cemento. Il materiale più utile al mondo per raccontare lo stato d'animo più inutile, ma fondamentale per l'uomo. La bellezza che solo insieme agli amici più cari, con l'aiuto delle atmosfere di un teatro, ha il sapore di tutto ciò che non serve dirsi. Però si capisce al volo lo stesso.